Uno dei punti su cui ci concentreremo è il tema del taglio grave degli organici di potenziamento del personale ATA, che questa legge, stiamo parlando di più di 5.000 docenti dell'organico potenziato e di più di 2.000 personale ATA, posti di personale appunto ATA, e riteniamo che sia un taglio inaccettabile. Il ministro non si è ancora espresso sul tema, quello che sarebbero legati al calo demografico, ma in realtà questo sarebbe proprio l'occasione per pensare anche a mettere in atto con il personale presente, anziché tagliarlo, una didattica anche più personalizzata, proprio il potenziamento dovrebbe essere questo. E poi la situazione delle segreterie e nell'attuazione anche in questa fase così delicata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dovrebbe chiedere più personale in realtà di supporto. C'è anche il tema dell'organico PNRR Agenda Sud, proprio sul tema degli ATA, che non è stato rinnovato e che attende risposte da parte del Ministero. Ci concentreremo sul tema stipendiale, perché è stato posto in modo molto forte anche questa mattina. Ci sono una risposta riguardativa al rinnovo del contratto, che è insufficiente rispetto al recupero del potere d'acquisto perso in questi anni, e quindi riteniamo che è un tema di pubblico impiego che riguarda tra l'altro poi più strettamente anche la situazione della professione docente. Il ministro Valditara fa un grande parlare di autorevolezza del personale docente, ma l'autorevolezza in realtà la si assicura con un trattamento stipendiale adeguato, con una formazione adeguata dei docenti, con una certezza e sicurezza rispetto alla propria posizione lavorativa. Sono questi i temi reali che dovrebbero essere affrontati. Purtroppo anche col tema del taglio lineare ai ministeri del 5% si dimostra una volta in più che la scuola non è al centro delle politiche del governo. Sono pochissime righe quelle dedicate all'istruzione e anche al settore della ricerca, perché oggi lo sciopero appunto riguarda tutto il settore della conoscenza all'interno della legge di bilancio. Purtroppo, insomma, per fatti concludenti, mi verrebbe da dire, si dimostra che l'interesse verso l'istruzione e il ruolo che l'istruzione riveste per la crescita della società e per la democrazia italiana ha un posto, devo dire, molto molto limitato per questo governo.